La prima domanda ovviamente è la provocazione era in questo senso, mi richiama Bufalino ovviamente, no? Per cui è più importante un esercito dei maestri elementari per combattere la mafia piuttosto che un esercito dei magistrati o l'esercito tout court. Ed è profondamente vero perché se ci pensate bene, lo strumento dell'intervento giudiziario verso la mafia è un intervento a cose fatte, quindi è un intervento che non può avere per definizione nessuna capacità preventiva. Io che mi occupo di reati intervengo quando già il reato è stato commesso, per individuare chi lo ha commesso e vedere di farlo condannare. Questo è il mio lavoro. Il giudice non interviene mai su fatti che devono ancora avvenire. Il giudice interviene su fatti avvenuti. Il pubblico ministero e il giudice cercano, secondo una certa visione illuministica del processo, cercano di riparare il danno sociale che viene prodotto dal reato. Quindi l'intervento giudiziario di per sé non è un intervento preventivo, cioè capace di prevenire il formarsi o il protrarsi dell'attività della mafia. Deve essere altro, deve essere soprattutto politico e sociale. E la parte sociale riguarda la scuola, è una parte che riguarda la formazione. Perché vedete, la mafia si fonda su due atteggiamenti opposti, si fonda sul consenso e sulla paura. Si fonda sulla paura delle fasce più deboli della popolazione. L'omertà dilagante non è altro che la conseguenza della paura che la mafia, con la sua potenzialità di violenza e di crudeltà, incuta nella gente. Io sono indotto a pagare il pizzo, oppure non testimonio contro l'estorsore del pizzo perché ho paura che tu mi bruci il negozio, che tu mi ammazzi, che tu mi fai danno alla famiglia, mi fai danno all'attività, da un lato. Quindi la paura sulle fasce più deboli, ma il consenso sulle fasce più forti. Voglio dire, la politica e la mafia vanno d'accordo, non perché la politica ha paura della mafia, assolutamente no. E la mafia riesce a utilizzare nelle sue attività di riciclaggio, per esempio, di trasformazione del denaro sporco della droga o comunque delle proprie entrate, riesce a riciclarla in altre attività grazie all'uso degli strumenti economico-finanziari. E questo succede non perché il mondo della finanza abbia paura della mafia, ma perché entrambi hanno convenienza ad avere rapporti con la mafia. Alla politica conviene. Ancora oggi, quando ci sono le elezioni politiche, amministrative, europee, vediamo che il candidato si rivolge, cerca il mafioso per avere voti. E vediamo che la finanza, l'alta finanza, ancora, come dire, cinicamente convinta che pecunia non olet, cioè che il denaro non puzza, continuerà a lavorare con i soldi della mafia nei suoi investimenti perché gli fa comodo, perché la mafia è uno dei principali clienti ad avere una disponibilità di contanti e una disponibilità di denaro assolutamente inimmaginabile, che non trovi in altre fasce dell'economia moderna. Quindi è qui che bisogna intervenire, sulla paura da un lato, sul consenso dall'altro. E come capite bene, questi sono tutti e due fatti che combattiamo con il progresso culturale. E prima noi di mafia non si poteva parlare. Io ho cominciato a girare nelle scuole dopo le stragi. Ma non lo facevo solo io, lo faceva prima, addirittura prima, perché? Perché prima ho visto che lo faceva Paolo Borsellino, lo faceva Rocco Chinnici prima degli anni Ottanta.
Quindi c'è una classe di persone oggi che nell'80, quindi 30 anni fa, aveva la vostra età e che oggi magari fa parte della classe dirigente illuminata, perché c'è stato chi gli ha parlato di mafia e di antimafia, cose all'epoca veramente rare. In questi anni però è aumentato questo contatto e quindi la vostra generazione ha un grande vantaggio, che è il vantaggio di essere consapevole. Io alla vostra età non sapevo nulla di mafia, ma nulla, perché non se ne, nessuno me ne parlava, non c'era sui libri di scuola, ma non se ne parlava neanche come argomento sociale, anzi, non se ne doveva parlare. Io sono arrivato a fare il magistrato con una, come dire, conoscenza del fenomeno assolutamente limitata, inferiore a quella vostra, attuale. Quindi avete questo grande vantaggio, però avete un altro opposto, enorme, come dire, problema, che è un problema di responsabilità. Perché voi, in quanto consapevoli, non avete l'alibi dell'ignoranza. I ragazzi della mia generazione, ragazzi dell'epoca, della mia generazione potevano dire ho sbagliato strada perché non sapevo a che cosa andavo incontro. Voi non lo potete dire. Tutte le vostre scelte della strada giusta o della strada sbagliata saranno comunque scelte consapevoli. E allora io confido, e tutti coloro che come me continuano a incontrare i ragazzi, prima di me Rita Borsellino, ho la convinzione assoluta che la stragrande maggioranza di voi, proprio perché non è ignorante del problema, farà la scelta giusta, sceglierà la strada giusta. Perché non sono consapevole di che cosa è la scelta a favore della mafia, ma consapevole delle conseguenze, perché quella comunque è una strada che può dare nel breve periodo un apparente benessere, un'apparente ricchezza, un apparente livello sociale più elevato, ma nel lungo periodo inevitabilmente porta in carcere o al cimitero, non c'è niente da fare, perché la giustizia sarà lenta, ma vi assicuro che è veramente inesorabile. È di ieri la notizia che siamo riusciti a scoprire elementi nuovi dell'omicidio Scopelliti che è avvenuto 30 anni fa. Quasi. Noi ci arriviamo. Tardi, lenti, ma ci arriviamo. I nomi dei mafiosi li conosciamo tutti. Ci dovete dare il tempo di trovare le prove contro di loro, ma tutti in galera vanno a finire. In questi anni, dal 92 in poi, ne abbiamo arrestati decine di migliaia. E quindi, ripeto, la vostra consapevolezza è insieme sollievo e responsabilità. Le generazioni di mafia. Beh, le generazioni di mafia, non sono un fatto ineluttabile, qua c'è un discorso dietro che è veramente affascinante e complesso. Anche noi lavoriamo oggi con gli stessi nomi in cui ci imbattevamo 30 anni fa. Io ho in ufficio quel monumento che è la sentenza ordinanza del maxiprocesso, cioè quella sentenza ordinanza scritta da Caponnetto, Falcone, Borsellino, Di Lello, Guarnotta, alla fine delle indagini sul maxiprocesso, quando chiesero al giudice di fare il processo, di rinviare a giudizio 730 imputati. E lì c'è la storia della mafia, dagli anni 70, 60 fino all'87. I nomi che ci sono scritti là, ce li ritroviamo oggi nei nostri processi, i figli, i nipoti, di quelle stesse famiglie. Perché purtroppo uno dei legami più tenaci, più forti, interni all'organizzazione, ovviamente è il legame familiare.
ma non soltanto quello, ovviamente.